Martedì 3 luglio, buongiorno a tutti, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Martedì, appunto, quindi martedì come sempre si parla di periferie. Diamo quindi il benvenuto al nostro ospite fisso, ma nonché padrone di casa del martedì, Walter Cherubini di Consulta Periferie Milano. Buongiorno Walter. Buona giornata e ben ritrovati. Ben ritrovato anche a te Walter e buongiorno anche al tuo ospite Giovanni Luzzi. Buongiorno Giovanni, bentornato anche a lei. Grazie, grazie a voi dell'invito. È Anzi, passato un po' di tempo, ma siamo sì. contenti È passato un anno. di rivederla qui. Bene, siamo felici. Un anno già, È cavolo, passato già un passato anno un anno. esattamente perché appunto Giovanni Luzzi è uno dei capisaldi dell'iniziativa Due Mani in Più che aiuta gli anziani anche in questo periodo qui. Stiamo parlando di piano caldo, piano anziani anche da parte del Comune di Milano e quindi abbiamo voluto fare un aggiornamento e Giovanni Luzzi ci aiuterà in questo. Rispetto anche a come era andata l'anno scorso e come, quali sono le prospettive di quest'anno. Cioè, non si appunto diciamo del progetto Due Mani in Più. Che Sì. cos'è questo progetto Due Mani in Più? Lo ricordo, Giovanni. Sì, brevemente, il progetto consiste di rendere meno difficoltosa le persone anziane della spesa a domicilio oppure recarsi ai punti vendita, fare la spesa evitandogli di portare le borse pesanti a casa. È un servizio gratuito di spesa a domicilio. Com'è nata questa idea? Come vi è venuto l'idea di fare questa cosa? Ma l'idea è nata nel 2001 attraverso Coop Lombardia, di cui ancora oggi è protagonista di questo progetto, insieme alla Caritas Ambrosiana e subito dopo anche Hauser Milano e altre realtà che operano nel campo del sociale. E quindi beh, la popolazione anziana per fortuna è in aumento, per fortuna dico, ma i problemi aumentano anche per quanto riguarda gli anziani, abbiamo pensato proprio che questo servizio poteva essere utile, importante, in particolare per noi, i non autosufficienti, di cui purtroppo in casa, alle volte è veramente pesante la solitudine, non riescono a parlare magari per una settimana con nessuno e per loro ricevere la telefonata per l'ordine della spesa. Oppure, quando in particolar modo ricevono il volontario che gli consegna la spesa, per loro è una gioia di vivere. È una tradizione umana che non ha, sinceramente, non è pagabile con nulla, ecco, se non quell'atto diretto per la consegna della spesa. E poi tu dici che appunto per fortuna l'età si sta alzando, quindi la vita si allunga, questo però è indubbio che comporti e porti alcune problematiche all'interno diciamo, della gestione di una città, no? Sì, beh, questo sì, perché dicevo prima aumentano gli anziani, anch'io sono anziano, ho Ad 75 averne anni, però così. e quindi le problematiche che aumentano sono quelle, aumentano gli anziani, aumentano appunto le esigenze, aumentano quello che possono essere, lo sono, le richieste di ricevere a casa la spesa. Oppure di recargliela a casa dopo averla fatta loro, perché anche per chi può recarsi direttamente, per loro è importantissimo avere contatto con le persone, insomma. Ecco, Walter, non è solo Giovanni che si è accorto, diciamo, che la città diventa un po' più anziana, no? Lui si è Anche. accorto Sì. Infatti, dopo direttamente. ne Noi a parliamo. ruota. Non è a ruota, ma soprattutto anche per insomma, tutti i scenari, gli studi che vengono fatti comunque in questo periodo portano appunto una immagine della città, una città quasi in realtà che si sta aprendo un po' con una popolazione molto anziana, ma anche una popolazione diciamo, di giovani, soprattutto per Milano. Con tutti poi i vari universitari fuori sede che sta aumentando. E quello che risulta anche dal rapporto dell'Ambrosianum Fondazione Culturale del 2018, ve lo faccio vedere così, è stato presentato pochi giorni fa, Ieri, ieri, proprio, anzi, esattamente. ieri proprio ieri, che cosa ne risulta e che cosa hai letto, diciamo, tra le righe? Ma diciamo, la Fondazione Ambrosianeum ogni anno fa un compendio significativo tematizzando alcuni argomenti. Ha fatto per esempio la città metropolitana nel 2016, tanto per capire un po' come funzionano le cose, e nello stesso tempo quest'anno invece fa una fotografia un po' della prospettiva di Milano. Noi parliamo molto dell'oggi. E quindi con una serie di interventi da parte di chi studia questi fenomeni, sia del mondo della cultura, del mondo della tecnica, del mondo imprenditoriale, ha cercato di dare una prospettiva al 2040, no?
Quindi uno può dire, vabbè, vedremo se ci saremo nel 2040, però alcune volte serve avere un quadro d'assieme. Nello stesso tempo ha fotografato anche, per esempio, siccome stiamo parlando della situazione degli anziani, ha fotografato anche un po' quella che è la situazione attuale della popolazione della città metropolitana e milanese e anche delle prospettive, e in questo il dettaglio di Milano. Per dare qualche numero, tanto per vedere un po' quali potrebbero essere gli scenari prospettici da qui al 2040, i dati sono riferiti 2018-2036. Noi abbiamo una popolazione attualmente nei 134 comuni della città metropolitana di 3.200.000 persone. Nel 2036 si prevede uno spostamento, ma in verità abbastanza piccolo, a 3.400.000 persone, quindi una variazione non molto significativa per certi aspetti. Come si comporta Milano? Milano ha 1.374.000 abitanti, da qui al 2036 si prevede che andrà a 1.498.000 abitanti, quindi più di 100.000 abitanti. Teniamo conto che nel 1975 la popolazione milanese era di oltre 1.700.000 abitanti. Perché esiste anche un problema, dire, va bene, ma noi dove li sognava il fatidico 2 milioni a un certo punto. 2 milioni era il vecchio, le previsioni del vecchio PGT. Invece poi ma quelle lì sono previsioni, bisogna vedere anche come si incarnano le cose, la popolazione e quant'altro. E quello che ha offerto anche poi l'Italia milanese, sicuramente di quegli anni. Insomma, c'è un po' di tutto, però vediamo anche che nel quadro della città metropolitana la previsione degli spostamenti è piccola, paradossalmente a Milano è molto più ampia, anche se dobbiamo dire che a Milano vivono tantissime persone che non sono residenti. Noi pensiamo a un pacchettone di studenti fuori sede, 60.000 sono presenti e credo che quelle lì non prendano la residenza, però vivono a Milano, utilizzano i servizi e nello stesso tempo sono anche un elemento significativo nel rapporto. Perché? Perché gli anziani attualmente nella città metropolitana, anziani si intendono un pochettino quelli pensionati, quindi attorno ai 64-65 anni. La città metropolitana e gli anziani hanno un'incidenza del 22,1% e si prevede che andrà al 31,3%. Quindi tendenzialmente la città metropolitana avrà un significativo aumento, il 50% in più di popolazione anziana. La vita si allunga d'altro canto e quindi... Ma il numero al 50% è molto, molto ampio, vuol dire che c'è una sorta di desertificazione della popolazione giovanile. Milano come si tenderebbe a comportare? Oggi l'incidenza della popolazione anziana è del 23,1% e vuol dire che abbiamo 317.000 anziani circa, quindi al di là della percentuale un numero grandissimo, che possono essere visti come una criticità, ma se pensiamo a Giovanni Luzzi la vediamo soprattutto come una risorsa, come uno dei punti di riferimento, e quindi ci sono tantissime persone che possono dare un apporto importante alla città, anche perché i tempi di lavoro sono completamente cambiati negli ultimi decenni e quindi anche la disponibilità che c'è a fare un servizio alla città, anche se è significativo a Milano, però tende un attimino a diminuire. Nello stesso tempo abbiamo una popolazione anziana dove appunto normalmente dicono adesso mi tocca lavorare più di prima, perché c'è tutta un'attività varia che viene così accolta e sostenuta dalla popolazione anziana. La popolazione anziana appunto, che a Milano è del 23,1%, andrebbe al 24,4%, quindi uno spostamento non significativo, assolutamente diverso da quello invece della città metropolitana. L'ultimo c'è dato interessante, infatti, quello del rapporto tra giovani ed anziani. Esattamente, l'ultimo dato che riteniamo significativo anche per capire la nostra città, come andrà a sedimentarsi rispetto anche ai servizi e tutto il resto. Oggi la città metropolitana ha 128 anziani
rispetto a 100 giovani. Okay. La prospettiva, appunto, rispetto al dato che dicevamo prima di andare al 33%, si prevede possa andare a 187 anziani su 100 giovani. Milano come si comporta? Attualmente il rapporto è 148 anziani, 100 giovani, e dovrebbe andare a 167, 100 giovani. Ecco, diciamo che però per esempio c'è questo polmone che si va consolidando sempre di più di 60.000 studenti fuori sede che quindi abitano la città e quindi può andare per certi aspetti a modificare le dinamiche, perché appunto se noi teniamo conto gli anziani 300.000 come indicatore, 60.000 su 300.000 hanno una certa incidenza sicuramente. Ecco, questo è un po' lo scenario e quindi anche le politiche che possono essere attivate. Questo volevo chiederti, appunto, cioè, in quest'ottica, quindi, dove sappiamo benissimo che il futuro della città sarà un futuro con sempre più anziani, quali possono essere le politiche da adottare, soprattutto per le zone appunto di periferia, o quali sono, ad esempio, Giovanni, le cose che già avete pensato di adottare voi invece, nel senso già cosa volete fare? Certo, molto interessanti i dati che parlava prima Walter, e proprio in questa direzione, seppur nel nostro piccolo, perché poi gli anziani sono talmente tanti, bisogna altrettanto. Ma permettetemi di dire, detto milanese, meglio un fa che c'en farem. E dico questo perché noi siamo già mossi nella direzione di ampliare il servizio. Tant'è vero che ormai siamo a un 40% dei punti vendite della Coop dove si fa questo servizio. Però in Regione Lombardia abbiamo circa 500 anziani, e qualcuno lo fa saltuariamente, 200 volontari che è intorno a questo servizio. E pensiamo, ad esempio, questo periodo basta telefonare e rispondere al numero verde, dove chiunque ha qualche problema per la spesa può essere subito preso nota, e i giorni che abbiamo già prestabilito dalla consegna la consegniamo, quindi all'800 016 706 che possono benissimo telefonare. E questo servizio, guardate bene, non riguarda soprattutto le persone non autosufficienti, ma anche, come dicevo prima, coloro che possono andare a fare la spesa per la loro felicità, perché hanno voglia e piacere di andare e noi gliela portiamo, ma anche tutte quelle persone che capita che sono sole e hanno problemi di salute possono benissimo telefonare a quel numero che noi, ripeto, nei giorni prestabiliti ordino la spesa e gliela portiamo, e la consegna è gratuita. E tant'è vero che proprio a ottobre partirà con un numero di telefono, ovviamente, che tutti coloro che possono, al di là se sono, hanno aderito a questo servizio o meno, ma possono telefonare da ottobre, gli anziani, le persone che hanno questi problemi non autosufficienti o che riescono ad andare ma hanno problemi, o coloro che magari hanno problemi di salute, a Baggio, Quarto Cagnino, Quinto Romano, Olmi, Cesano Boscone, possono benissimo telefonare il martedì e noi il giovedì gli consegniamo la spesa, e sottolineo ancora, gratuitamente. Quindi ci siamo portato avanti con altre realtà, tipo come Reagire, che è una realtà qui a Quarto Cagnino, altre realtà a Cesano Boscone e così via. Quindi diciamo che per noi l'avvio del 2001 abbiamo dato sempre continuità, sì, all'allargamento, con delle novità proprio pensando all'aumento della popolazione anziana. Certo, non riusciremo mai a fare tutto. Quali sono appunto le politiche invece che bisognerebbe cominciare a pensare, che un comune dovrebbe pensare, o comunque la metropolitana? Adesso lo so, anche lì bisogna capire poi chi è che deve fare cosa. Ma il comune di Milano si sta muovendo ormai da tempo in queste, cercando di garantire un servizio anche rispetto al cosiddetto piano caldo. Sicuramente il periodo estivo è un periodo maggiormente critico sia dal punto di vista fisiologico, infatti, ma anche sociale. C'è un numero anche, so che... Sì, diciamo che allora innanzitutto il piano del Comune di Milano si rivolge agli over 75, quindi anche Giovanni è interessato da questo piano, infatti sorride, è contento. Gli anziani over 75 a Milano sono circa 188.000, quindi un numero particolarmente significativo. Non mi sento solo. Non sei solo, no, assolutamente, in grande compagnia.
Ecco, c'è una fascia di questi anziani oltre 75 anni, diciamo così, con una permanente criticità dovuta a varie motivazioni, con un numero superiore alle 16.000 persone. Quindi percentualmente un numero basso, ma dal punto di vista assoluto un numero molto alto. Dopodiché, rispetto a questi 188.000, è proprio anche il periodo, appunto dicevo, con le sue dinamiche, potrebbe avere una ricaduta stimata su circa 75.000 persone, quindi un numero molto, molto ampio. Ecco, quindi questo che cos'è che porta? Porta ad avere tantissime persone che possono essere interessate, tantissime persone anche sconosciute, perché rispetto ai dati stabili di criticità, 16.000 andare a 75.000 vuol dire che ci sono altre 60.000 persone che potrebbero avere necessità, ma com'è che si fa a scoprire chi ha la necessità? C'è la necessità allora proprio di un lavoro capillare e anche di una messa a fattor comune, come diceva prima Giovanni Luzzi, di varie realtà che operano e che tutte quante possono concorrere. Quindi il tema fondamentale è quello di avere una regia il più possibile vicino al territorio. Quindi è una aperta parentesi sul tema dei municipi e della loro funzionalità, tenuto conto anche che in ogni zona, anche se non dipendono dai municipi, operano tantissime funzioni comunali, no? Però ognuna opera per proprio conto, cioè nella logica del fare sistema cosiddetto, il primo che non fa sistema è il Comune di Milano. Con che cosa? Tutti i servizi che sono già presenti in ogni zona. Chi dovrebbe fare sistema tra i servizi comunali, ma anche con tutte le realtà che sono un servizio pubblico, no? Tipo quella rappresentata da Giovanni Luzzi, ma anche quella che tantissimo. Quindi dovrebbe essere esattamente l'ente amministrativo territoriale, perché affidare a un'associazione il coordinamento di tutto, questo non avverrà mai. E chi è deputato ad avere uno sguardo complessivo sulla città e in particolare su una zona, che dovrebbe proprio preoccuparsi di questo. Quindi questo qui è uno dei temi fondamentali, quello della regia territoriale, proprio per cercare di essere capillari in ogni specifica situazione, e questo attivando le varie forme di solidarietà, di associazione che ci sono. Quindi abbiamo capito, sempre ai municipi si torna alla fine, vedo che insomma è... Quello è. Io quanto a parentesi volevo guardavo qua tra le immagini che ci hai portato, non so se è rimasta dentro o se ci andava con oggi in realtà, però ricorderei sempre come si è arrivati a questo momento, no? Storico anche parlando. Se mando per vedere la grafica che ho in questo momento aperta sul mio computer, quando Milano era semplicemente il centro di Milano con l'annessione dei Corpi Santi, e poi insomma sono annessi i vari comuni della prima cerchia, così, quella lì perfetto, della prima cerchia, e poi insomma si è andato a fare le divisioni per aree fino ad arrivare poi alla divisione in municipi. Sì, noi paradossalmente appunto sulla sinistra la mappa in bianco ha un centro, no? Che è la prima Milano, diciamo così, ma che è larga 9 km quadrati. Noi abbiamo una struttura amministrativa che ha la testa ancora così, perché nel 1873 vengono assorbiti i Corpi Santi, che non erano d'accordo a farsi assorbire, sono le righette, perché questo qui è uno dei punti fondamentali, perché non si sono costruite delle alleanze per dire uniamoci che così avremo maggiore forza. Generalmente c'è stato uno che ha assorbito l'altro. Era già spending review dell'epoca. E gli ha portato, ma non so quanto questo, se dovessimo dire, ma adesso facendo la resa dei conti forse non è proprio così. E successivamente nel 1923... Quella cerchia lì cos'è? La cerchia dei bastioni, no? Quella... Esattamente, no? Quindi poi si è allargata i Corpi Santi in maniera significativa, e poi nel 1923 ha raccolto tutti i comuni della cintura, diciamo. Questo. Così, ma appunto gli ha portato via l'elemento di regia territoriale. Quindi quando si fa il ragionamento sulla città metropolitana e si dice per esempio le periferie si spostano con la città metropolitana, no, non si spostano, perché se parliamo di periferie urbane, i comuni della cerchia milanese
no? E della città metropolitana, hanno mantenuto tutto quanto la loro struttura e non gli è stato scippato l'elemento, il comune, l'elemento amministrativo che dovrebbe fare la regia. Quelli a cui è stato portato via sono invece i comuni che fanno parte di Milano e che non sono più comuni e quindi sono sempre gestiti da un ente che sta a Palazzo Marino e dintorni. Ecco, questo qui è proprio l'ottica diversa, quindi anche tutte le riflessioni sulla città metropolitana si spostano, no, perché uno degli elementi che identifica le periferie, che accomuna le periferie nel mondo, che sono una diversa dall'altra, e anche Milano sono una diversa dall'altra, è esattamente la mancanza di un centro amministrativo, cioè quello che dovrebbe avere uno sguardo complessivo per alimentare le risposte alle necessità dei cittadini. Insomma, come sempre alla fine capiamo che è importante, è fondamentale rifar tornare un po' di potere in più sotto casa, dovrebbe dire, anche per situazioni poi come quella che ci ha portato oggi Giovanni a presentare, nel senso, sarebbe molto più comodo se l'interlocutore fosse sotto casa invece che andare ogni volta, no, a dover parlare magari con il grande ufficio in centro a Milano, che avrà ovviamente chissà quante richieste anche oltre a quella di Giovanni. Ma penso proprio di sì, e che ancora esiste un grosso problema, che la politica è troppo aggrappata al consenso e non ai bisogni. Insomma, lo dice uno che insomma di politica ne ha fatta. Faccio politica e dico questo proprio perché bisogna che ripensano tutti il modo di far politica, concentrarsi sui bisogni reali. E non se quel punto cui vai a toccare ti porta un voto in più o meno. Forse la vecchia idea di dire sia amministratori prima che politici forse sarebbe più importante. Una volta anche che dai consigli di zona ai municipi, però io non vedo differenza da questo punto di vista, se non ancora arroccati più di una logica politica di consensi di voti e non più di quello che è l'attenzione. Tu dici, diciamo, al potere centrale, cioè il potere centrale, ma anche a livello del municipio. Ah, okay. Perché poi si fanno tante cose, per amor di Dio, altrimenti ci non si fa nulla. Questo no, non anzi, è vero. Abbiamo visto che Milano è più che viva come certo. attività. Però io voglio puntare più l'attenzione su questo punto. La politica, secondo me, se non cambia, rischia di essere sempre mettere uno contro l'altro. E questo è gravissimo, proprio dei cambiamenti radicali che stiamo assistendo e che nessuno li può fermare. Perfetto, allora siamo in chiusura. Giovanni, ti chiedo prima di chiudere di ricordarci come si può fare per contattarvi se qualcuno vuole avere maggiori informazioni su sì. Due Mani in Più per aiutarvi, magari anche come volontari, che so che insomma cercate sempre, oppure se ha bisogno magari di dare una mano a qualcuno. Assolutamente, questo periodo è chiedere, cioè telefonare al numero verde che ho citato poc'anzi. 800 016 706 sì. Ce l'avevo qua, sono locandina, possono avere e avranno sicuramente tutte le informazioni possibili immaginabili. Ecco, se mi consenti un attimo. Prego. Una cosa è molto importante per i tempi che corriamo, no? Perché c'è, è vero, una diffidenza. Ah, vediamo, passa qui che la faccio vedere io. Allora, una diffidenza anche un quando noi cerchiamo di avere nuovi utenti per quanto riguarda e offrire il servizio, no? E lì è molto bello, quella signora e quella persona di colore, che è una persona come tutti noi, e le signore dice, ma questo giovane, questa ragazza è molto brava, però le neger. Insomma, il milanese può essere vedere. Insomma, c'è anche, però, insomma, è interessante cioè, vedere come però ha aperto la propria casa senza nessun timore, senza nessun timore, nonostante la sua appunto milanesità e quel però che insomma hai capito perfettamente perché l'ho voluto mettere in evidenza. È molto bello, molto interessante, insomma, e anche forse state facendo qualcosa che forse non avete neanche pensato di fare in realtà. Certo, ma cioè, si è aggiunto un elemento in più. E noi abbiamo anche con la Casa delle Carità persone di colore che fanno. Si è aggiunto un elemento in più di integrazione. È molto bello questo. Che poi è molto importante appunto far capire magari alla fascia più anziana, che ovviamente sono magari un po' più distaccate anche da certi processi evolutivi della città e quindi vogliono farli conoscere. Le paure, un po'. Comprensibile. Diciamo che insomma, se un anziano mi fa un giovane del genere è comprensibile, un po' meno se lo fa magari un ragazzo, ecco, su cui forse avrei un po' da ridire e vorrei un po' farci due chiacchiere insieme. Consentimi anche dire che sono a nome di tutti i volontari, di cui senza di loro una persona sola non fa nulla, fa pochissimo, che ne siamo orgogliosi di questo servizio, di tenerlo vivo, ampliarlo
e anche orgoglioso di aver avuto l'attestato di benemerenza 2016, di cui penso vediamo che se questo qua servizio l'ha meritato. Facciamolo sei vedere il famoso omogino d'oro, è quello alla fine, sì, che non è una statuetta d'oro, un omogino, ma è un foglio di carta. Poi. Ecco, già sì, questa è una di quelle cose strane di Milano. Ma su questo, Consulta Periferie Milano ha posto il tema, perché? Perché noi abbiamo un patrimonio di capacità, di ricchezze, facciamo di tutto e di più, dopodiché abbiamo delle sfasature enormi. Il problema è che non si mettono insieme le varie cose e quindi la frammentazione porterà anche sul tema delle periferie a mantenerle esattamente così, perché è solamente una connessione, è un lavoro comune della città che può risolvere i propri problemi. Andiamo agli ambrogini. Sì. Gli ambrogini sono quelle realtà, persone o associazioni che il Comune di Milano indica tutta la città come benemeriti perché sanno fare le cose e quant'altro. Negli ultimi 10 anni il riconoscimento è stato dato a circa 500 realtà. Okay. Allora, uno dei temi che ci poniamo è: ma se sono stati indicati come così bravi? Poi c'è tutta una polemica sugli ambrogini, ma lasciamola perdere per il momento. Generalmente le persone che ricevono l'attestato è gente che fa e quindi capisce. Chi se lo merita? Ma perché strutturalmente e non nei momenti di emergenza non vengono chiamati a raccolta rispetto anche alle politiche che si intendono fare, sia zonali e sia cittadine? E dire: sentite, noi abbiamo una lettura, aiutateci a leggere meglio la città e anche a dare il vostro contributo, perché normalmente queste persone non è che dicono ma potremmo fare così, no, sono già all'opera, stanno già dando il loro contributo, chi nella gestione dell'abitazione, chi nella gestione dei servizi sociali, chi nella promozione culturale dei territori, come abbiamo detto, la promozione culturale sul territorio vede attivi 400 realtà culturali, quindi un'enormità. Allora perché non le si chiama periodicamente, ogni 6 mesi, a raccontare, a dire, a scambiare, perché altrimenti chi rappresenta la città è scollegato dalla realtà della città. Adesso il tema che ha posto Giovanni Luzzi, quello del rispondere ai bisogni o raccogliere il consenso, è un tema decisivo per certi aspetti, perché altrimenti uno raccoglie il consenso e poi dopo, ecco, un aiuto a utilizzare bene il consenso è se uno mantiene un rapporto strutturale, noi diciamo semestrale, con chi opera nella città. Oltre agli ambrogini ci permettiamo anche di sottolineare e evidenziare i panettoncini, cioè l'iniziativa del coordinamento comitato di milanesi, che è esteso adesso anche alla città metropolitana e che ogni anno diciamo dà delle, chiamiamole pure, benemerenze natalizie, anche se è nella festa di San Biagio. Sa Giovanni chi l'ha vinta quest'anno? Prego. Sa chi ha vinto il panettone? Tantissime realtà. Sa, il più presente Vata Cherubini. Ah, questo è un, è un candito qua abbiamo, infatti. Vai, Walter. No, perché queste realtà, tutti dicono bravi, 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 ma se non si utilizzano è proprio una illogicità. Peccato che sia anche un onore poi farsi sentire, cioè venite pure a chiedere, noi siamo ben contenti, credo, di collaborare poi con le strutture, con le istituzioni, se queste vengono a domandare, immagino, no? Ma non c'è dubbio su questo. Io sempre quello che aspetto, che vengono a dire possiamo contribuire a... alle volte basta anche... perché le risorse economiche sono poche, se vogliono qualcosa possono fare, ma al di là di quello si può collaborare comunque, sì, per tante cose. Faccio un esempio: i centri municipi anziani non è che possono erogare dal punto di vista chissà che cosa, dal punto di vista economico, però ci possono dare nominativi di anziani che hanno bisogno, noi volentieri, più che volentieri lì. Ma scavereste di un problema, certo, anzi, c'è una commissione, certo, queste cose si possono fare. Di più, Copo Lombardia, perché è vero, altrimenti non lo direi, ma per davvero, tra cavallo 2018-2019 incrementerà dal punto di vista economico di 50.000 euro su questo servizio. Wow, beh, insomma, vuol dire che insomma, benemerenza ben utilizzata, direi, insomma, sì, no, ben, sì, come diciamo. Giovanni, grazie mille allora, grazie mille per il lavoro che fate tutti i giorni, complimenti, continuate così allora. Certamente, e quando la salute regge non ho nessuna intenzione di tirarmi indietro. Perfetto, allora ci rivediamo qui presto,
Walter, grazie anche a te, grazie mille. Noi grazie ci a voi. Prestissimo con te. È una possibilità sempre di raccontare la città focalizzando il tema delle periferie, dove appunto c'è un'enorme disponibilità e operosità in campo, bisogna utilizzarla. Per questo l'amministrazione comunale si deve riorganizzare sul territorio. Se non farà questo, il tema delle periferie sarà annunciato, ma rimarrà irrisolto perché gli manca una gamba. Più chiaro di così non si può. Walter, ti ringrazio tantissimo, grazie anche a voi che ci avete seguito quest'oggi. L'appuntamento come sempre oggi pomeriggio alle 18 con l'informazione della sera di Milano All News. Grazie mille, arrivederci, a presto.